Pancake tipici della Lituania. Non sembra a me enorme, grosso come il nostro tavolino. Guardiamo cosa c'è, chiudiamo la mano. Anche tu cerca qualcosa. Andiamo! Allora, cosa succede oggi? Oggi andrò con un mio amico al Cat Café. Più che amico, in realtà è un ragazzo che ho conosciuto in discoteca quando siamo andati con noi e gli altri di KSU della nostra università a ballare. E si è unito a noi e quando gli ho detto che sono italiana ci venerava come se fossimo degli dèi, nel senso che proprio si inchinava davanti a noi. Insomma, adora l'Italia. Adesso stiamo andando, noi mi sta accompagnando appunto in centro al Cat Café, dato che lui deve andare a prendere il pacco col parmigiano reggiano. C'è anche altra roba dentro, però il parmigiano reggiano. Insomma, i genitori di noi, carinissimi, ci hanno spedito un pacco dall'Italia e niente. Bellissimo, vero? Comunque niente, sono super super carini che ce l'hanno mandato. Solamente che il nostro alloggio Livin è tipo introvabile, anche tutti i bot in fanno sempre fatica. È super trovabile, il problema è che non c'è il cazzo di numero. Sì, è vero, però è trovabile se sai che devi andare a Livin, se invece devi andare a Balciconico 18 o quello che è, 19. È introvabile, 19 è un numero introvabile lì. E infatti vediamo sempre tipo i bolt persi dalla vetrata, perché noi siamo lì che lavoriamo e studiamo. Sono tipo i Just Eat. Esatto, i Bolt. Food delivery. Esatto, hai ragione. E niente, quindi ovviamente è arrivato quello col pacco settimana scorsa e non l'ha trovato, quindi al posto di chiamare questo qua si è arreso, ha detto ciao e l'ha riportato alle poste o dove lo deve portare, vicino alla nostra università tra l'altro, quindi noi oggi lo va a prendere, io vado al Cat Café, ci vediamo lì, ciao. Sembra una bella giornata oggi. Sono che sono tipo le 3:30 e sembra che sia 5:30. C'è un freddo incredibile. Domani dovrebbe nevicare ed è il 7 di novembre. C'è anche un po' di venticello. Vediamo se mi fanno attraversare, grazie. Oh, Manuel! Ok, questa è una bella. E è bellissimo qui. Questa qua è una delle piazze principali. Infatti si trova in questa vietta che porta esattamente che si trova esattamente di fronte alla Cathedral Square, che è quella lì. Dove appunto c'è la cattedrale. Ed è bellissimo, non vedo l'ora che arrivi Natale, perché è davvero meraviglioso. E tra l'altro hanno queste aiuole qua ornamentali che sono bellissime, c'è dell'insalata ornamentale stupenda. Io le adoro e sono tipo ovunque. E questa tra l'altro è la via dove c'è il Cat Café e dove ci sono anche alcuni negozi di Vinius. Ma poi non so se rendo l'idea, questa città è davvero pulitissima, pulitissima, non so spiegarlo. Ci sono persone che la puliscono durante il giorno e ogni singola mattina ed è veramente, veramente curata. Ed eccoci qua al Cat Café. Ad alcuni potrebbe fare schifo perché magari, non lo so, potrebbe essere pieno di peli. Ma per le persone che adorano i gatti dovrebbe essere super carino. Se per esempio c'è un micino. Tecnicamente vedo che in realtà è molto pulito, hanno anche le indossano anche le pattine. È super super carino, lì c'è da bere. Ok, allora penso che sono arrivato. E c'è anche qua. Adesso è tutto in lituano, ma
Penso che ci salterò fuori. Comunque è molto bello, molto spazioso, un sacco di parcheggio. Prendiamo la nostra scatola. Già che sono qua, sto aspettando Pedro perché è un pochettino in ritardo. Vado a ricaricare quella che è la mia EasyC card, che mi permette di prendere i trasporti con tipo 6-7 euro al mese, fantastica. Tra l'altro i biglietti qui costano tipo 13 centesimi per gli studenti. È veramente un prezzo irrisorio. Qui davanti ho la Cathedral Square, che è meravigliosa, e lì c'è la Gedimino Tower. Fa freddo, non vedo l'ora che arrivi il Natale e che sia tutto illuminato, perché sono esaltatissima. Io amo il Natale. Ok, preso. È stato velocissimo. Velocissimo. Adesso andiamo a casa e vediamo cosa c'è qua dentro. Non ci posso credere. Non hanno posto. C'era, non ci posso credere, ci avevo anche pensato, ma il Pedro aveva detto che ci hanno andato più volte, che dovrebbero avere posto. Niente, la cosa strana è che io ho provato comunque a chiamare a questo numero, perché loro mi hanno detto se fai la reservation sul sito puoi prenotare dal giorno dopo, invece se chiami va bene già da quel giorno lì. Io ho chiamato e mi hanno detto che hanno posto, quando sono entrata un minuto prima e mi hanno detto che era tutto full. Doesn't make sense. Quindi adesso aspetto un attimo Pedro e vediamo se ci fanno entrare, altrimenti andiamo in un altro, in un'altra caffetteria, in un altro posto, non c'è problema. Ok, allora devi metterti queste pattine sui piedi. Okay. E rispettare alcune regole che ci sono qui. Ok, devi anche lavarti le mani in questo posto. Molto interessante. C'è così tanto poco posto che non sappiamo dove sederci. Ok, allora io ho ordinato una cioccolata calda. Pedro, hi Pedro, ha ordinato un green juice. Amori. E anche questi pancake che sono tipici della Lituania, sono tipo dei potato pancakes con un po' di bacon. Sembrano molto buoni, credo che li prenderò anch'io. E niente. I'm just a cat that likes to have fun. Long lazy days I lie in the sun. I'm just a cat as quiet as a mouse. So let me in, open your house. I'm just a cat, let me concur. No need to fight, just stroke my fur. I'm just a cat, I don't play fetch. I'm not a dog, allow me to stretch. No passport required, international is what I am. I'm just a cat, sachet, it's all about style, that's how to make hay. I'm just a cat, don't catch my tail, it's part of me, it's not for sale. Need I say more, this is my patch. I never lie, I do no harm, just let me watch the washing spin. Alla fine ci hanno fatto entrare, era solo necessaria una reservation a quanto pare. Adesso lui va a casa e vado a casa. Ho diverse cose da fare, qui non so cosa stanno facendo, una cerimonia. Una celebrazione. Non ho idea di che cosa fosse. Comunque anche questi palazzi qua. I palazzi qua a Vigno sono meravigliosi, anche le piazze, non vedo l'ora che sia Natale.
tra l'altro Pedro mi ha detto che a Natale fanno una cosa molto particolare a Kaunas, che è la seconda città più grande della Lituania. Fanno tipo l'inaugurazione dell'albero di Natale con i fuochi d'artificio, cose così. Mi ha fatto vedere un video, quindi credo che ci organizzeremo e andremo lì. Adesso torno a casa che ho una call con altri ragazzi della mia università per fare una... per lavorare un progetto. E soprattutto andiamo a vedere il pacco che ci è arrivato pieno di cibo italiano. A dopo, ciao! Ed eccoci qua dopo tipo 3 ore passate a fare un progetto che lasciamo stare come è venuto fuori. Ta-da-da! Il pacco! Ora apriamo un mega unboxing. Andiamo qua sopra al tavolino. Vai. Allora, non sembra, ma è enorme, grosso come il nostro tavolino. È il nostro tavolino che è piccolo o il pacco? Allora, vai. Voglio capire com'è strutturato il pacco delle cose. Così, secondo me funziona. Esatto. Allora, facciamo così. Se vuoi lo apro io, così ci mettiamo meno. Per favore, che tu quando apri i regali ci metti più di quelli che le hai pacchettato. Ma perché non voglio rompere... Ma per favore. Non voglio rompere la carta. Questo qui non me ne frega niente. Scherzi, abbiamo una scatola che possiamo riutilizzare. Oh, shit. Lì ne abbiamo 10, sul balcone altre 50. Cioè, basta. Vabbè, niente, su questo video durerà troppo. Fare queste cose qui. Oh, sta cadendo nel polistirolo fuori. Aspetta, aspetta, wow, ma quanto per il ci hanno messo? Sono dei 3. Sai che forse questo è quello che ha messo la Posta Italiana? Ci sono un sacco di 3, insomma, di polistirolo, quindi magari c'è un 2, magari è 23, così è il nostro 23. Immagini che caso che sarebbe? Oh! Felice, no? Con il suo, allora, paccone. La prima cosa che troviamo qui dentro è da 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 da. Oh, questa è una bella forma di grana patata. Questa non se ne trova in giro. Italiani all'estero. Esatto. Ci manca solo il prosciutto. Oh wow, consorzio, ah, vacche rosse. Il pane grattugiato. Questo del pane grattugiato. Per fare le verdure gratinate, forse. Perché nel frattempo stiamo anche cucinando perché siamo multitasking. Un pane cavetto gratinato che non si era dimenticato. Io lo faccio, non lo compro. What the fuck? No, ah, che carini. Ci hanno mandato un propoli perché credevamo di avere il COVID. Beh, tornerà un troppo utile. Gentili. Guardiamo cosa c'è. Tiriamo la mano. C'è questo. No, anch'io ce l'ho. Cos'è? Oh no, ma io ho qualcosa che non voglio avere. Cos'è questo? L'olio! L'olio! No, non molto convinto. Eh? Sei convinto di questo olio? Sembra, sembra una boccetta, una boccetta tipo dello shampoo con questo cappuccino. Ma perché è in una tanica di alluminio. Ma ok. Di solito non c'è. Oh, wow, c'è un bigliettino! Oh, questo è quello che volevo trovare io! Per Noè e Marti. Oh, troppo carini! È del 28-10, quindi è più di... Di quasi 10 giorni fa. È di quasi 10 giorni fa. Ciao ragazzi, spero che questo pacco vi sia di aiuto, sicuramente. Sono riuscita a mettere i due pile e i cavi che noi ha chiesto Elia. Aspetta, non leggiamolo che qui ci spoilerà cosa c'è dentro. Noè è pro ambiente. Oh, tipo sua mamma ti ha mandato 500 vestiti. Anche perché lì dentro ci dovrebbe essere la tastiera forse. Non credo. Ah, forse sì. Vediamo com'è questo olio. Che professionalità. Sentiamo che odore. Fa vedere. La borraccia. La baroccia. Ah, ok, ho letto la borraccia. Sembra quasi un vino, se non includi la parte. Sì, è vero, sotto. È strano. Qui sembra se tipo... Includi... Guarda, se fai solo così sembra un vino. Sembra una bomboletta spray. Da dietro sì, è così. Parmigiano reggiano grattugiato. È l'unione di tutti. Bene. Allora, nice. Forse c'è da salare. Che profumino. Patata al forno. Cipolle, pollo. E qui una forma gigante di parmigiano. Stagionato 30 mesi. Solo per i migliori intenditori. Solo per i veri italiani. Ok, finiamo questa giornata al Cat Caffè e ritirata del pacco, così.
con Noè che ha cucinato con la nostra gigante forma di parmigiano reggiano. Cazzo, gigante, però. E guarda, è grande come la mia mano. Almeno un mese. Ma che un mese? Guarda quanto è grossa. Ma questa noi la mangiamo in un mese in quattro. Infatti, durerà 2 mesi perché siamo due. A meno che non faccio la carbonara, perché allora... No! Questa buonissima cena con le patate al rosso che sta raffreddando, quindi andiamo a mangiare. Ciao, alla prossima. Ciao! Ciao!